Dimmi. Ciao Alessandra. Ciao, come stai? Bene. Grazie. Come bello vederti qui a Venezia. Anche per me è bellissimo vederti. Ma tu sei venuto da Firenze, vero? Sì. E come hai trovato questa mossa quest'anno? L'ho trovata per molti aspetti i giardini più interessanti degli anni passati, perché in molti padiglioni ci sono delle installazioni, non tutte emozionanti, però meno progetti appesi, disegni appesi, e un po' più di uso dello spazio. Ad esempio il padiglione francese ha usato lo spazio, sì, anche quello tedesco ha usato sopra. Quindi un po' più action architecture, più, yes, invece sì, dell'architettura come prodotto. Esatto. Che a un certo livello è un concetto del scorso secolo, no? Esattamente. Sono Mentre all'Arsenale ci sono molte statistici, che è coperto di fatti, sì, e testi che ci fanno capire la città, perché è il grande tema, la città, sì, e quindi questo rapporto tra i giardini e l'Arsenale lo trovi dinamica? Non lo trovo particolarmente dinamico, anche se per me l'esposizione di dati statistici nell'Arsenale non è male, cioè è piuttosto di rottura con le biennali precedenti, sì, senza dire che è meglio o peggio, però è sicuramente diversa, cioè secondo me rimette in discussione su altre basi quello che può essere l'architettura. Il fatto che ci siano meno progetti vuole anche dire forse che questi progetti esposti ad esempio 4 anni fa li stanno costruendo avanti, sì, e quindi quando un prodotto arriva alla sua realizzazione non ha più la carica. Ma io penso che in certo senso il direttore Ricky Babet, o Ricky Babet come è stato chiamato da qualche persona, ha lavorato tanto su questo progetto e non ha avuto il shortcut di prendere dei progetti già fatti. Lui ha dovuto cominciare da zero per fare questo lavoro. Mm. Sì, ha dovuto cominciare da zero in che senso? Perché biennale precedenti erano sempre una raccolta di, sì, progetti, sì, sì, fatti, allora, di altre persone. Ho capito, in questo caso c'è, cioè, il motivo, lo scopo di entrare dentro la cultura di queste 16 città del mondo. No, ma io infatti lo trovo positivo, per quello positivo, detto di rottura, sì, perché sì. Interrompe un atteggiamento che secondo me era culminato con la biennale di Dejan Sudic di 4 anni fa, che aveva fatto vedere tutti questi bellissimi classici. Sì, 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 sì. Ora rimette in discussione dalle basi. E sta sempre andando? Okay. No, allora, ti dicevo, da modo per rimettere in discussione, forse questo vuoi anche dire tu, dalla base, dalla radice, tutto quello che è il sistema urbano, mentre ai giardini si vedono i singoli episodi, quindi le singole rappresentazioni. Secondo me non è molto dinamico, perché forse manca, l'unica cosa che potrei dire, mancano i grandi progetti urbanistici, cioè all'Arsenale ci sono i dati, sono le statistiche, e penso questo è molto interessante soprattutto però per il pubblico. Però è un po' difficile di andare tramite questo modo di rappresentare la città a livello delle proposte. Magari alla Padiglioni Italia c'è più possibilità di esplorare le proposte. Sì, hai trovato, certo, qualcosa di interessante qua? Nel Padiglione, sì, Italia? Il lavoro del Royal College, ah, sì, assolutamente interessante. Perché lo trovi interessante? Perché è visionario, perché è propositivo, perché non parte da altro che non sono, che non è autoreferenziale nel senso architettonico, non si riferisce all'architettura, sì, parla della condizione, si riferisce alle condizioni, al sociale, alla socializzazione, ai problemi, è molto più per certi versi umanistico come lavoro, non umano, umanistico, quindi attinge da altre discipline per poi cercare di mettere nell'architettura, ed è veramente un lavoro magnifico. Grazie. Allora, grazie Alessandro. Grazie a te. Ciao. Ciao.